L'Unione Europea ha detto no al salvataggio di Banca Tercas tramite il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che nel luglio scorso intervenne versando circa 300 milioni di euro nelle casse dell'Istituto di Credito Teramano. La bocciatura da parte di Bruxelles era attesa ieri, è arrivata puntuale. Sono aiuti di Stato, ha sentenziato il commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager. La bocciatura europea però apre la strada all'operazione di salvataggio bis, avviata dalle banche aderenti al fondo qualche settimana fa, con la creazione di un fondo parallelo su base volontaria, proprio per evitare che l'intervento per Tercas possa essere equiparato ad un aiuto di Stato. Il fondo volontario viene valutato positivamente anche dalla Commissione europea, che nella stessa lettera con cui boccia l'intervento precedente afferma: niente impedisce alle altre banche di mettere a disposizione fondi propri in casi di questo genere, decidendo su base volontaria e senza alcuna ingerenza dello Stato. La decisione di Bruxelles non creerà terremoti, come tiene a precisare la Banca Popolare di Bari, oggi a capo di Tercas e Banca Caripe. Con soddisfazione che dopo 18 mesi di duro lavoro si è completata l'acquisizione di Banca Tercas da parte del gruppo Banca Popolare di Bari, con il definitivo parere di ieri sera favorevole da parte della Commissione europea. Questo parere supera, diciamo, tutte le problematiche legate all'aiuto di Stato e sancisce definitivamente l'acquisizione di Banca Tercas nel gruppo e Banca Caripe nel gruppo Banca Popolare di Bari. Ovviamente questo è un periodo particolare per le banche, la questione che vi riguarda e che vi ha riguardato è completamente diversa rispetto a ciò che è accaduto per le altre banche, così? Assolutamente, infatti, come riconosce la Commissione europea, negli ultimi 12 mesi il lavoro che è stato svolto su Tercas è stato un lavoro molto importante, la stessa Commissione in un paragrafo ne fa riferimento. Oggi Banca Tercas è una banca completamente diversa rispetto a quando la Banca Popolare di Bari l'ha acquisita dal commissariamento, ha recentemente e regolarmente rimborsato le obbligazioni subordinate, ha avuto un'iniezione di circa 330 milioni di capitale, quindi una banca solida, ha una liquidità superiore ai 700 milioni, che in passato era una delle problematiche per cui Tercas è stata acquisita da Bari, e non ultimo appartiene al più grande gruppo bancario del centro-sud. Vogliamo che Banca Tercas, così come ha espresso in quest'anno, sia la banca del territorio dell'Abruzzo. Considerate che negli ultimi 12 mesi la banca ha erogato oltre 300 milioni di impieghi a piccole e medie imprese e a famiglie, e oggi può entrare, dopo la favorevole decisione della Commissione europea, con grande dignità all'interno del nostro gruppo bancario.